Now turn up. Ciao ragazzi e bentornati con Demon e col Messia. Siamo di nuovo su Minecraft perché vogliamo far vedere un bel po' di cosine interessanti. Fra cui questa mod che mi piace particolarmente, che è una figata, si chiama Dragon Mount. E come vedete qui c'è il mio uovo che si sta per schiudere. Da notarsi che Demon e tutti gli altri disgraziati che stanno giocando intensivamente a Minecraft ultimamente sono un po'... Ciao Lupo! Tipo così, inscimmiati, come si può dire. E hanno delle armature veramente strafighe. Ce l'ho anch'io, amico, ti ricordo. Sì, anche tu. Ecco. Con tanto dialette, ragazzi, perché questa cosa ci permette di volare, ma ve lo facciamo vedere un po' meglio dopo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci sono nel video oggi, perché abbiamo Lupo Solitario, grande autore di molte di queste cose che state vedendo, Demon Crow, che ovviamente Demon lo conoscete, ma soprattutto Trommel, il nostro amico Brainstorm, o Mad, come lo volete chiamare, ma io lo conosco come Brainstorm. Questa statua che vedete è stata fatta in mio onore. Ecco. Ecco, sono caduto, ho detto la bugia e finita la magia. Guardate che figata, ragazzi. Siamo nel mondo di Demon e Messia. Yuppie! Guarda che figata. Eccolo. Ciao piccolo. Ciao. Ciao. Che coccolo. mi vuole già bene, guarda. Poi c'è il pesce in mano. Ok, il pesce in mano. Sai. Sarà femmina. Sì. Comunque, ci sono vari draghi, c'è quello fantasma, c'è quello della natura, quello del fuoco che è quello di Messia, quello d'acqua che sta nascendo che è di Brain. No, nella cupola di là, nel parcheggio che abbiamo, c'è quello di Demon, che è praticamente l'Ender Dragon che tutti voi conoscerete se avete giocato anche solamente a Minecraft Vanilla. Chiaramente. Ciao Beau. E dopo c'è anche il Dragon Nether, ci sono veramente un'infinità di draghi. Che figata, veramente, Dragon. Wow, che figata. E dopo c'è l'altro, quello del Nether, è su qua, sopra la cupola di vetro. Ragazzi. Da notarsi, ragazzi, che praticamente io mi sono intrippato a giocare a Fallout, come vedete negli altri video, e questi qui sono invece che giocano praticamente 12-14 ore al giorno a Minecraft, sono impazziti. Allora ragazzi, siamo pronti per il esperimento di combattimento contro il boss più brutto e cattivo. Questo del Wither. Ah, ci il vogliono... Wither. Cioè, ci vogliono tre teschi di Wither che troverete nella... nell'inferno, come lo chiamiamo noi, o Nether, come molti di voi lo chiameranno. O nella mia casa. O nella casa di Demon. Troverete degli scheletri neri che, se avrete un po' di fortuna, vi dropperanno questi teschi qua per terra. Ce ne vogliono 3 più 5 blocchi di sabbia delle anime. Ho capito. Si fanno questi teschi e poi che alla fin fine ti permettono di spawnare il boss, giusto? Ok, siete pronti per dai, allora essere chiusi nella piramide della morte. Prego, Brain. Questa piramide l'abbiamo progettata, ragazzi, per metterci dentro questi boss così non possono scappare. È fatta tutta rinforzata in come si chiama? Ossidiana. Ok, siete pronti? Sì, sì. Ok, eccolo. All'attacco! Guardate che si sta ancora caricando, appena al massimo della vita, tirate come non mai. Eccolo. Minchia! Aia, merda. È cattivo! No, volevo uscire, raga. Non lasciate uscire. È uscito, non è che volevo uscire, è uscito. Purtroppo non vanno. Olè, morto. L'hai ammazzato? Sì. Non è andato lontano. Non è andato lontano. Oh, guarda che buco ha fatto tutta la... Oh, quella lì è ossidiana. No, è bellissimo. Andiamo nella cripta di Demon. Prego. Ormai è piena di mostri tutti tipi. Buongiorno. I golem. Ed eccoci nella coloratissima cripta di Demo e Lupo, anche perché
sono tutti e due fautori di questo maniacale lavoro. Ah, guarda quanti cazzo di... Che cazzo è questo? Un lupo ragno? Te lo spiego subito. Un ragno con testa di lupo, corpo di scheletro e mani di Enderman. Che cazzi, poverino, che bel messo che sei, oh. Portatelo in giro un po'. Sì, ve lo faccio giusto vedere un po'. Oh, che simpatico, voglio. Che sfiga, che hai dei genitori un po' bastardi. No, lì c'è uno scheletro, quello c'era dell'altra volta. Questa è la mod, ragazzi, Necromancy, che vi permette di smantellare e assemblare vari pezzi di mob del mondo e di metterli insieme e di creare questi obrobri con cui potete combattere. Aspetta, difendere. Possiamo farne uno in live? Un po'? Sì, posso farlo. Sì, vai, fallo, vai. fallo, dai, facciamo vedere, dai, facciamo vedere. Spazio Necromancy, ragazzi. Ok, abbiamo messo praticamente i pezzi di corpo che ci servono, più un'anima e una jar of loot. Demo, falli vedere queste cose. Sì. Che figata. Poi premendo shift e tasto destro possiamo spawnarlo, diciamo. Eccolo qua. Non è proprio un non barobrio come l'altro, però... Minchia, però è proprio. No, proprio comunque. C'è una testa di cosa questa? Testa di Enderman, braccia di pecora. Povera. C'ha il corpo di pig zombie, se non vado errato, e le gambe anche di un pig zombie. Va, poverino. Bene, Necromancy, ragazzi, che ti permette di fare aborti. Aborti su aborti. No, ci sono anche belle cose da fare. Per andiamo qua dentro. Dai, andiamo. Dove devo andare? Ah, in quella stanza segreta lì. Cosa c'è scritto lì? Pericolo di morte a voi che entrate. Ah! Ecco perché è pericolo di morte. Che bastardo. Ma perché c'è tutto buio? Qua c'è... Ci sono i mostri? Cosa c'è? No, sono le tavole. Quindi questo qua è il magazzino praticamente automatico. Questa è la mia creatura qua. Ecco la creatura dei demoni. È un po' più carina delle mie, questa. Guarda che roba, cioè, però è arrabbiato, non vuole guardarmi, guarda. Non vuole guardarci. Aspetta, non l'ho visto, dov'è? Guarda. Ma guardalo. Non dico, oh, che carino. È un po' triste, da credo. Mica, cioè, guarda, 145 Minion Necro. Beh. Ta-da! Ehi là! Cos'è sta roba? Questo, cioè, questa cosa qua praticamente vuol dire che duplica i mob per proprio ucciderti. Ah sì? Sì, è la difficoltà della AOA. Non ho capito. Vedi, questa roba cos'è? Cose questo potenti. Mostro qua cos'è? È tuo questo? Guarda, questo sì. Questo è nel suo sì, è un po' alto. È cresciuto. È un battusso meglio. Che capivo. 180. Beh, qua sono i nostri trofei praticamente che vedi qua. Ah, adesso ho visto tipo una galleria d'arte praticamente. Esatto. Sui muri un po' dappertutto. Sono cose molto potenti. Molto preziose che voi potete in prossimo momento prendere. Ah, che figata. Bella, guarda. Ecco, questo sono il risultato, il premio per ore e ore e ore di nerding nel server. Ognuna di queste bacheche contiene degli oggetti veramente fighi. Non mi importa, non mi fido molto di te. Dai, fine. Questo è l'incrocio. Questo qua praticamente sì. E là, sono spio di stanze segrete, guarda che roba. Questo cos'è? È il potenziamento, praticamente da quelle cose che ti piacciono tanto, che quando... Se le prendi con una ciotola speciale ti danno delle gemme che vieni a inserire qua e ti aumentano il livello delle skill. Hai capito. Il nostro amico Lupo ha anche lui un canale YouTube, ragazzi, perciò ah sì, volete, a proposito ragazzi, sì, date un'occhiata, iscrivetevi al suo canale. Come si chiama il tuo canale, Lupo? Lupo e Price. Lupo e Price. Sì. Anche lui tratta dello stessi giochi più o meno, anche quelli single, un po' di più. Quindi noi facciamo single player, facciamo un po'
po' di tutto, dal singolo al multiplo, di qua messi. Facciamo praticamente veramente un po' di tutto, perché qua siamo al multiplayer, a single player, a giochi survival, a giochi di d'azione, facciamo veramente un po' di tutto. Ma bravi, cazzo, così mi piace. Insomma, praticamente stiamo creando una community di gamer, di youtuber, di utenti. I vostri draghi sono pronti? No. Non ancora. Quanto un cazzo ci vuole? È lunga, non mi ricordavo. Ci vuole un po'. Devono arrivare a 60. Guarda dico. Che figata. E beh, ragazzi, avere il drago mica poco. Cioè, no, è veramente fighissimo. Ma tu calcola che per avere il primo drago abbiamo dovuto uccidere l'Ender Dragon, quello di Demon. Ma dai, perché? Perché ti dà l'uovo. Ah no, non il mio, il boss, diciamo. Il boss, proprio. Ah. Il boss. Allora, ragazzi, siamo qui in aria con i nostri draghi volanti e io mi sono appena girato la parte sbagliata, non riesco molto a governare, devo ancora capire bene come funziona questo drago. E niente, vi salutiamo tutti quanti, vi preghiamo come sempre di iscrivervi al canale. Quindi Lupo, Demon, Messia, Price, Mad, detto anche Brainstorm, ho detto anche Matt, vi salutano e vi invitano a mettere tutti quanti insieme un mi piace. Quindi ragazzi, ciao ciao ciao, spero che vi sia piaciuto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Ciao! E al prossimo video. Ciao ciao!